Giuliano Melosi, benvenuto. Grazie, ciao a tutti. Allora Giuliano, raccontami un po' quello che ti ricordi dei derby. Ma niente, io ci sono andato al primo derby della storia ed è stata un'emozione fantastica comunque, perché soprattutto per il Chievo, non per il Verona, però per noi è stata un'emozione fantastica. Poi da lì poi ne sono seguiti altri dove specialmente il secondo, mi ricordo che vincemmo 3-1, noi eravamo in piena lotta salvezza, fu un risultato molto importante per noi, per cui sicuramente sono ricordi piacevoli, non di grossa rivalità tra noi e Verona, anche perché non era una rivalità sentita, almeno da parte nostra. Certo. Tu in realtà hai giocato un minuto solo, giusto, del primo derby? Il primo derby sì, il primo derby un minuto, il secondo ero infortunato e non ho giocato. Poi ho giocato terzo e quarto, quinto e sesto, se non sbaglio. Esatto, quindi insomma, quindi poi ti sei rifatto bene? Sì, dai, abbastanza. C'è stato anche quel derby in cui avete preso 4 gol nel 97, 4-0 per il Verona, però poi nel ritorno no, avete vinto 2-0. No. Io nel 97 ho perso 3-0. Ah, okay. 3-0 e poi al ritorno abbiamo vinto 2-0. Sì. Io mi ricordo che il derby dove abbiamo perso 3-0 avevo giocato una grande partita. Sì. Mi ricordo che avevo giocato una grande partita perché c'è un articolo a casa dei tifosi del Chievo dove era un articolo importante su di me. Senti, tutto quello che mi stanno dicendo i tuoi colleghi, sono sicuro che anche tu lo confermerai, è che quella squadra era una squadra di amici soprattutto, oltre che di calciatori. A Verona, a Chievo? Sì, certo. Sì. Cioè noi, io sono arrivato a Verona nel 94 dove c'era un gruppo che aveva vinto la C, sì. Un gruppo fantastico. E da lì fino a che sono stato io nel 98... sono sempre stati gruppi davvero importanti, anche se il ricordo più bello è il primo anno, perché i vari Maran, Curti, Zanin, cioè i vecchi, i Gori, la vecchia guardia, erano davvero fantastici. Maran lo fa dalla panchina il derby, che effetto ti fa? Sono molto felice per lui, perché lo ritengo un ottimo allenatore e poi una grande persona, per cui sono molto contento. Senti, racconta a quelli che magari hanno preso il Chievo solo post favola o dopo, che centrocampista era Giuliano Melosi? C'era... No, che centrocampista di grande quantità, un po' il Gattuso della Serie B, te. Dove correvo sempre, qualcuno mi definiva non con i piedi vellutati, ma tutto sommato nel mio ruolo penso di essere uno o di essere stato uno che con i piedi forse ci sapeva fare meglio degli altri. Poi niente, ti ripeto, ero un grande corridore, ho un ruba palloni fantastico e tatticamente penso che con gli anni di Malesani sono cresciuto tantissimo. Non ho bisogno di dirtelo, ma ti lascio salutare i tifosi del Chievo che si ricordano di te. Sono davvero fantastici, perché ancora adesso si ricordano di me, che comunque ho fatto 4 anni importanti, perché ho dato tanto a quella maglia, è vero, però mi hanno dato tanto anche loro. Non ho fatto cose importantissime come vincere la Serie A, cioè andare a vincere la Serie B e andare in Serie A, e sono orgoglioso che comunque si ricordano ancora di me.